Rialzare la testa e ripartire è l'imperativo categorico del Foggia dopo l'inaspettata scoppola interna col Monopoli che ha gelato l'entusiasmo del popolo rossonero e ha inevitabilmente cominciato a porre interrogativi da parte dei più scettici sulla consistenza del gruppo di Brambilla e sulle reali possibilità di ambire ad essere protagonista nel campionato appena cominciato. Peculiarità queste delle piazze passionali, quali Foggia è. Vivere di eccessi a queste latitudini pare essere insomma quasi normale. A Foggia si sa, si passa con facilità dall'entusiasmo, a volte anche esagerato, alla depressione, ma come detto è il segno che contraddistingue piazze calde, passionali ed affamate. La capacità di Brambilla deve essere però proprio quella di tenere lontano da determinate dinamiche i suoi. Allontanare i cattivi pensieri deve essere il primo obiettivo dell'allenatore in questi giorni, un lavoro che andrà fatto sulla testa, prima ancora che sulle gambe. E non c'è tempo da perdere perché il calendario non strizza certamente l'occhio a Salines e soci, di scena tre volte in trasferta nelle prossime quattro gare. Alle porte il doppio viaggio a Latina e successivamente a Benevento, poi l'intermezzo infrasettimanale interno col Giuliano e di nuovo fuori, questa volta sul campo dell'Avellino. Quattro gare che diranno molto della tenuta e della consistenza di un Foggia finora altalenante, partito in maniera convincente ma frenato proprio nel momento in cui pareva avere nelle sue corde l'accelerata. Brambilla dovrà capire anche su chi potrà contare in vista di lunedì sera, quando sfiderà fuori casa i laziali dell'ex Pasquale Padalino. Sembrerebbe difficile il recupero di Tascone, per il quale probabilmente bisogna attendere la successiva trasferta di Benevento. Da valutare anche lo stato di Danzi. Brambilla a metà campo potrebbe però avere un Gargiulo più pronto e che col passare dei giorni sta ritrovando gradualmente una condizione accettabile. E questa è senza dubbio una buona notizia, considerato che il giocatore è di sicuro affidamento e può nel reparto spostare gli equilibri. Destinato a partire dal primo minuto sembra essere anche Murano, il capocannoniere della passata stagione contro il Monopoli. Ha disputato solo uno scampolo di gara, tenuto precauzionalmente a riposo per un piccolo problema alla schiena accusato nei giorni precedenti. Sembra scoccata l'ora per il suo debutto tra i titolari in un reparto, quello d'attacco, dove finora è andato a segno il solo Emmausso. Tre centri nelle prime tre gare, 4 includendo il timbro in Coppa Italia proprio contro il Monopoli.